Guardando i numeri del primo turno sembrerebbe la classica sfida Davide contro Golia, ma se i numeri, oltre che a guardarli, li si analizzano pure, si vede che il ballottaggio a San Giovanni la Punta per Santo Trovato è quanto mai aperto, perché il rivale Bellì ha preso 2000 voti in meno rispetto alle sue 9 liste al primo turno, mentre Trovato ne ha raccolti 700 in più e spera che con il sostegno degli ormai ex rivali Lorenzo Seminerio e Nicola Berti di colmare il gap. Al primo turno Santo Trovato ha preso 2083 voti e al suo fianco, oltre all'omonima lista che ha superato lo sbarramento, avrà pure Noi con Salvini e Puntese nel cuore. Sicuramente stiamo rilanciando il progetto politico per un buon governo e per portare avanti dei punti che in comune ci incontrano e per dare maggiori servizi ai cittadini. Finita l'era delle votazioni, sicuramente questa è una partita ex nuova dove semplicemente due i soggetti, i candidati, svolgono la parte di protagonista. Quindi sta adesso alla gente a meditare e a scegliere la persona che possa essere più attenta al territorio, più attenta ai servizi e che possa garantire maggiormente tutte quelle fasce deboli. Questo è il nostro principio, questo è il nostro obiettivo che vogliamo raggiungere. Che cosa lei contesta in particolare del decennio Messina e nella continuità che Bellia promette? Ma guarda, io più che contestare, la mia è una veduta che è alla portata di tutti, c'è l'abbandono dell'intero territorio, l'abbandono delle periferie, l'abbandono e l'allontanamento dalla gente in quanto si è dedicato, ripeto, soltanto a determinati poteri e non l'attenzione rivolta a quelle fasce più deboli.